Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Buon venerdì a tutti, benvenuti a Vox Populi. A quasi 5 anni e 7 mesi dalla prima elezione a sindaco di Andrea Sala, qual è il suo giudizio da 1 a 10 sul lavoro del primo cittadino e dell'amministrazione locale di Vigevano? Ma con i numeri secondo me non si va molto lontani. Diciamo che secondo me sono degli incompetenti, e te lo posso dire da commerciante, perché ho un'attività in Piazza Ducale a Vigevano e ti assicuro che siamo poco seguiti, poco aiutati, del tutto non considerati, e credo fortemente che questa giunta nuova sia ancora più incompetente di quella vecchia, nonostante poi il sindaco sia lo stesso, che adesso ci sono altre persone che lo aiutano, che lo sostengono, che sono peggio di quelli della vecchia legislatura, come si suol dire. Quali sono i problemi più critici? I problemi più critici sono la totale assenza delle istituzioni verso, per esempio, un patrimonio come la Piazza Ducale. Perché questo è un vero e proprio patrimonio, cioè nel senso, insomma, la vedete anche voi, insomma, che cos'è, che cosa potrebbe rappresentare se fosse tutelata, se fosse seguita, se le persone fossero educate. Abbiamo il castello Sforzesco qua sopra, che è bellissimo, che alle 6 di sera chiude. Abbiamo una mostra di una banalità, la mostra della scarpa, per l'amor del cielo, ma Vigevano non è più la capitale della scarpa da almeno 20 anni, quindi dovrebbe emanciparsi, dovrebbe cambiare. Avevamo la musica, i 10 giorni di musica in castello, che insomma Lenny Kravitz, De André, adesso non è che sto qua a ricordarli tutti, però insomma, che portavano un indotto, che portavano una marea di gente in questa piazza, che creavano anche lavoro per le persone che la vivevano e per chi ci lavorava. E non hanno interrotto tutto, hanno tolto tutto, hanno chiuso tutto, e le persone seguito ne vanno avanti però a pagare tutto quello che stavano pagando prima, perché gli 11.000 euro all'anno di plateatico e tutto questo e quell'altro, insomma le varie cose. Però non sei aiutato, non sai tutto ciò che viene fatto in questa Piazza Ducale, compreso questa manifestazione che c'è alle mie spalle, che è Chocolate, è tutta solo ed esclusivamente fatta da noi, che ci siamo consorziati, insomma siamo assieme e cerchiamo di organizzare. Anche la Notte Bianca hanno chiuso quest'anno, l'abbiamo fatta noi, si chiamava Notte dei Saldi, abbiamo cacciato 800 euro a testa tutti noi per fare questa cosa. Se dovessi chiederti invece un merito di questa amministrazione? No, ma sai perché? Non è che io voglio fare adesso, io non è che non voglio parlare per partito preso, veramente, perché io credo che poi al di là delle opinioni politiche, se un'amministrazione fa bene, e quindi bisognerebbe, però davvero non ce ne sono, ma davvero non ce ne sono, dalle piste ciclabili fatte male, non ce ne sono, non ce n'è una, se non quella di tenersi attaccato il quadrighino e stare lì, insomma, ma non so neanche se fanno i propri interessi, perché poi magari non è una questione di fare i propri interessi, perché magari ci sono anche persone che lo fanno con, che ci mettono la buona volontà, è proprio una questione di incompetenza, ma credimi, perché purtroppo amministrare una città di 70.000 abitanti comporta anche, insomma, ci vuole un po' di esperienza, ci vuole un minimo ci vogliono delle capacità per fare. La politica è un mestiere, è chiaro, bisognerebbe farlo in modo onesto, ma resta un mestiere e bisognerebbe farlo bene. Il problema è che è stato rieletto lo stesso sindaco, io non ho problemi, mio coetaneo è della mia leva, sono del 71, quindi della mia leva io lo conosco personalmente, dovrebbe andare a lavorare, insomma, come tutte le persone per bene. Guarda, l'unica roba che c'è qui a Vigevano è troppo cane che fanno la cacca nella piazza, che la piazza è un bijou di Vigevano, no? Sì. E tutti vengono qui, che porta il cane, che porta qui, ma poi... la giunta, il comune, il sindaco, a dire mo qui non si entra più in civiltà dei cittadini, perché il cane chi è che lo porta in piazza? Il cittadino. Quindi diciamo che punti negativi potrebbero essere fatto della sporcizia. Sì. Okay. C'è qualcos'altro da migliorare a Vigevano secondo lei? C'è tanta roba da migliorare, tanta roba, solo che non si impegna nessuno, pensano tutti a casa sua.
Quindi punti a sfavore è questo, il fatto di non impegnarsi per migliorare la cittadina. E invece qualcosa che secondo lei Vigevano funziona? Funziona Vigevano, ma prima c'erano le fabbriche, adesso non ci sono neanche quelle lì, non c'è più niente. Il giudizio è 6, sta lavorando abbastanza bene e secondo me il problema più grande della città è la sporcizia. Ma questo non è dovuto solo all'amministrazione, ma ai vigevanesi che sono dei maiali. Perché la raccolta differenziata può funzionare soltanto se la gente prende coscienza di quello che deve fare. Se la gente butta tutto per terra negli angoli pur di liberarsi dell'immondizia, diventa un porcile come stiamo vivendo adesso. Quali sono i punti critici a livello di sporcizia in città, secondo lei? Cioè, c'è sporcizia dappertutto, ci sono i furbetti che mollano il sacchetto in qualsiasi parte della città, scaricano abusivamente ovunque e ci sono una miriade di altri problemi. Questo si potrebbe risolvere facilmente per migliorare la vita di tutti. Secondo lei invece qual è il merito principale di questa amministrazione? Non saprei dire. Non le viene in mente niente? Per me va bene così. 10? 10, 10. Quali sono i pregi principali? Che a me sono sempre vissuta a Vigevano, mi piace. Cosa c'è da migliorare in questa città secondo lei? Ma un po' le strade, perché magari i cani non tutti raccolgono le... capito? Secondo lei è un problema dell'amministrazione o dei cittadini questo? Cittadini questo. No, come amministrazione va bene così.